Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6, una edizione che apriamo con la cronaca e con una importante operazione portata a termine dagli uomini della questura di Chieti che ieri hanno arrestato un giovane pescarese incensurato e che custodiva a Montesilvano ben 45 kg di droghe tra marijuana, eroina e cocaina. Per i dettagli il servizio di Francesca Romana Testi. Un'indagine partita subito dopo l'omicidio di Fausto Di Marco, avvenuto a Chieti Scalo il 9 ottobre scorso. Il quarantenne, sgozzato al termine di una serata davanti a un locale. Da lì in poi gli uomini della questura di Chieti hanno intensificato le attività investigative inerenti alla movida e ai locali notturni, fino a giungere all'arresto di un giovane pescarese di 33 anni, ancora incensurato, che in un appartamento di Montesilvano deteneva 45 kg di droghe tra marijuana, eroina e cocaina, destinata al mercato dell'area metropolitana. Chieti Pescara e che avrebbe fruttato 500.000 euro. L'omicidio di Marco, diciamo, è stata l'occasione per fare il punto della situazione sulla criminalità nella nostra provincia e quindi abbiamo iniziato un'attività di prevenzione e soprattutto un'attività info-investigativa che ci ha consentito di, diciamo così, di conoscere, oltre allo stato della criminalità, anche alcune notizie che poi sono state negli ultimi tempi debitamente sviluppate. Sviluppando una di queste siamo riusciti a focalizzare l'attenzione su un'autovettura che procedeva dalla nostra provincia in direzione Pescara. L'abbiamo seguita fino nella limitrofa provincia di Pescara e al confine tra Pescara e Montesilvano abbiamo visto scendere un giovane. Per il suo atteggiamento particolarmente nervoso abbiamo deciso di sottoporlo a una perquisizione. La prima perquisizione ha dato esito negativo. Abbiamo però trovato una chiave che conduceva a un appartamento, una sua disponibilità e abbiamo trovato quel grosso quantitativo di stupefacente di vario genere, tra marijuana, 40 kg. E eroina brown sugar, che si suppone anche che abbia un elevato grado di purezza, di 4,5 kg circa 5 kg e 132 grammi di cocaina. Una persona che probabilmente, non, che probabilmente deteneva la sostanza stupefacente, ma è possibile che siano coinvolte anche altre persone. Adesso faremo tutte le indagini del caso, ma comunque la persona arrestata non ha particolari pregiudizi. Un'attività, quella della questura di Chieti, che ha portato alla luce la nuova centralità dell'area dello Scalo, in diretto contatto con quella di Pescara. Criminalmente la zona di Chieti Scalo la possiamo collegare a San Buceto, a Pescara e a Montesilvano, perché è un tutt'unico, un unicum dal punto di vista criminale. C'è stato sicuramente negli ultimi anni, con la costruzione del villaggio mediterraneo, lo spostamento di una facoltà universitaria, praticamente una concentrazione di studenti tutta sullo Scalo e anche l'apertura di locali notturni ha prodotto un aumento di richiesta di sostanza stupefacente. Ammonta a circa 180.000 euro la rapina portata a termine questa mattina in un ufficio postale nel Pescarese. Erano le 8:30 quando due persone con il volto travisato da una sciarpa e un cappellino, pistole in pugno, dopo essersi introdotti attraverso un buco praticato dalla parte di un locale attiguo nei locali dell'ufficio postale di Santa Teresa di Spoltore in via Gran Sasso e sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare dagli impiegati il denaro depositato poco prima dall'istituto di vigilanza, soldi destinati al pagamento anche delle pensioni. Dopo aver chiuso nel bagno i dipendenti, i malviventi sono riusciti a dileguarsi, non ci sono stati feriti. Le indagini sono coordinate dai carabinieri della compagnia di Pescara, diretti dal tenente Antonio Di Dalmazzi. Gli inquirenti stanno ascoltando le testimonianze degli impiegati e nelle prossime ore visioneranno le immagini delle telecamere dell'ufficio postale. Ancora la cronaca, il ritrovamento in occasione di controlli effettuati dalle forze dell'ordine di alcune dosi di marijuana e cocaina e il superamento del limite massimo consentito di persone presenti con la trasformazione di fatto da circolo privato ad esercizio pubblico sono costati la sospensione per 3 mesi della licenza di somministrazione di alimenti e bevande in un circolo privato di Via Raiale a Pescara. Il provvedimento è stato adottato dal questore di Pescara Francesco Guglielmo Misiti in base all'articolo 100 del
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Già nel 2016, nel corso di un analogo controllo, furono rinvenute nel circolo diverse dosi di stupefacente. La licenza per la somministrazione di alimenti e bevande era stata sospesa per 60 giorni. Cambiamo pagina. Lanci Abruzzo chiede una legge speciale per la nostra regione dopo l'emergenza maltempo. Le amministrazioni comunali sono sempre più in ginocchio. Domani l'incontro con il sottosegretario Boschi a Roma. Il servizio di Paolo Renzetti. Presidente, dopo quello che è accaduto in Abruzzo, Lanci chiede risposte concrete al governo, un provvedimento straordinario proprio per la nostra regione alla luce di quanto accaduto fino a pochi giorni fa. Sì, l'assemblea dei sindaci dell'Anci del 27 a Teramo ha stilato un documento. Domani saremmo ricevuti dal ministro Boschi, illustreremo questo documento. Vogliamo provvedimenti urgenti ed immediati, c'è uno stato di mobilitazione in questa direzione. Intanto i sindaci non vogliono più essere considerati i terminali di una filiera per cui tutte le responsabilità ricadono in capo ai sindaci. Vogliamo che alcune procedure vengano sicuramente rese più snelle, se si pensa che nel rispetto del codice dei contratti per appaltare un lavoro anche in questa emergenza costringe un'amministrazione ad aspettare almeno 6, 7, 8 mesi. Poi vogliamo risorse, è evidente che si sono creati dei buchi spaventosi all'interno dei comuni, buchi che fanno saltare tutte le previsioni dei bilanci. Sì, oltre all'ondata del maltempo che ha steso i comuni, non sono più nemmeno in ginocchio alcuni comuni. Ci si mette su questo una decisione della Commissione Grandi Rischi perché che per alcune aree ha creato tanto panico. A questo aggiungiamo appunto un terremoto che non dà tregua e quindi è evidente che in questa situazione delicatissima per la nostra regione non possiamo assolutamente non far sentire con forza la voce di tutte le amministrazioni abruzzesi. Sono 313 i plessi scolastici segnalati dai comuni per i quali è richiesta una verifica strutturale relativamente all'indice di vulnerabilità a causa di eventi sismici. Il dato è stato fornito dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso nel corso della riunione che si è tenuta questa mattina a Palazzo Silone. Oltre ai sindaci erano presenti il sottosegretario con delega alla Protezione Civile Mario Mazzocca, il prefetto dell'Aquila Giuseppe Linardi, il direttore della Protezione Civile regionale Emilio Primavera. D'Alfonso ha reso noto che la Regione ha avviato le procedure per l'attivazione presso la Cassa Depositi e Prestiti di un mutuo di 30 milioni di euro che potranno essere utilizzati per le verifiche strutturali e per un primo piano di interventi che dovessero essere necessari all'esito del check-up. Saranno messe in campo squadre di professionisti che saranno composte da competenze professionali. Quello che chiederemo al governo e alla Protezione Civile, ha detto D'Alfonso, sarà un protocollo unico di vulnerabilità da cui emerga con chiarezza quale dovrà essere l'indice minimo di vulnerabilità oltre il quale un edificio scolastico potrà definirsi sicuro e ciò, ha spiegato, al fine di rendere univoci gli esiti delle verifiche e di non lasciare spazio alle interpretazioni soggettive dei verificatori. Successivamente il Presidente D'Alfonso, il Vice Giovanni Lolli e gli assessori regionali Andrea Gerosolimo e Silvio Paolucci sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Cambiamo pagina. Se entro la mezzanotte non passerà in Consiglio Comunale di Pescara il bilancio, il Comune potrebbe perdere 5 milioni di euro, ma non c'è ancora accordo tra maggioranza e opposizione. Sindaco Alessandrini, entro mezzanotte bisognerà votare il bilancio del Comune di Pescara, altrimenti si perderanno 5 milioni di euro. Anche quest'anno vogliamo approvare il bilancio con un congruo anticipo e segnatamente entro il 31 del mese, perché ci sono delle premialità che la legge dà in capo ai comuni virtuosi. Abbiamo iniziato sin da venerdì la discussione del bilancio.
e credo che oggi appunto siamo chiamati ad una prova di maturità che ci riguarda tutti, tanto più in un momento come questo in cui alla politica sono chieste risposte immediate su problemi, quelli della salvaguardia del territorio, che non possono essere oggetto di, diciamo, mistificazioni e né tantomeno di sottovalutazioni. Tutto questo vale 5 milioni di euro, vale 5 milioni di euro in spazi finanziari che si aprono, una contabilità pubblica in materia un po' articolata, però è su questo che noi oggi naturalmente ci confrontiamo, consapevoli che poi a 00:01 della giornata di domani questi soldi svanirebbero e certamente qualcuno se ne dovrà assumere la responsabilità. E oggi noi giustamente chiediamo dei ripensamenti su determinati capitoli, dando una grandissima priorità anche alla luce degli ultimi eventi meteo che hanno un po' sconvolto, l'ultimo anche tellurico a Pescara e non solo, maggiore sicurezza agli edifici scolastici, quindi maggiori fondi lì, una manutenzione ordinaria per le strade che sono funestate da buche ovunque, e poi una rivisitazione anche del piano sociale. Quindi il senso di responsabilità nostro l'abbiamo dimostrato, abbiamo scritto un documento, io credo che oggi noi facciamo appello al senso di responsabilità della maggioranza e del sindaco. Noi, pur facendo parte della maggioranza, siamo stati chiamati al tavolo nella redazione del bilancio e abbiamo rifatto ex novo sia il triennale delle opere pubbliche che il bilancio stesso, presentando appunto centinaia e centinaia di emendamenti secondo quanto approvato 2 anni e mezzo fa all'atto dell'insediamento del sindaco Alessandrini. Abbiamo votato le linee programmatiche, quindi il programma del sindaco, e questo bilancio va controcorrente rispetto a quello che abbiamo approvato, per cui riteniamo appunto aver presentato questi emendamenti in modo da privilegiare alcune categorie ben precise. Sono emersi circa 1,5 milioni di danni dovuti alle alluvioni e al sisma che ha colpito la nostra regione. A questo va aggiunto la necessità di 1,5 milioni di euro soltanto per le verifiche di vulnerabilità sismica, e c'è un documento della stessa amministrazione che mostra la necessità di 200 milioni di euro per il miglioramento sismico, che non è neanche l'adeguamento sismico. Quindi noi facciamo una richiesta molto semplice, chiediamo che 12 milioni di euro che oggi dal Masterplan sono destinati alla riqualificazione dell'area di risulta vengano investiti invece per la sicurezza delle nostre scuole e degli edifici pubblici. Per quanto possa essere importante una riqualificazione dell'area, non è mai importante quanto la sicurezza dei nostri ragazzi nelle scuole. L'ex manager della ASL Giancarlo Silveri è pronto a scendere in campo come candidato sindaco per le amministrative aquilane. Per ora conta sul sostegno di UDC e Nuovo Centrodestra. Giorgio Alessandri. Si arricchisce la pattuglia di candidati sindaco in vista delle prossime amministrative. Per ora i movimenti più significativi sono avvenuti nel centrodestra, dove da mesi è sceso in campo in Salvignano Luigi D'Eramo e da più parti viene indicata per certa la candidatura di Pierluigi Biondi, sostenuto da Fratelli d'Italia. Una parte di Forza Italia sta ragionando anche sul nome dell'ex sindaco di Villa Sant'Angelo, mentre secondo indiscrezioni una frangia degli azzurri gradirebbe il nome di Guido Bertolaso, già capo della protezione civile all'epoca del sisma del 2009. A questi si aggiungerà sicuramente l'ex manager dell'ASL Giancarlo Silveri, che giovedì annuncerà ufficialmente il suo progetto politico, da alcuni già ribattezzato Cosa Bianca, una sorta di contenitore delle varie anime del centrodestra, di cui si proclamerebbe garante e candidato alla fascia tricolore. UDC ed NCD, partiti che in città non viaggiano certo su percentuali bulgare, dovrebbero essere della partita, mentre ad aver predisposto il programma elettorale sarebbe un altro ex sindaco della città dell'Aquila, Enzo Lombardi, che nella precedente consigliatura comunale ha rivestito il ruolo di presidente della commissione garanzia. Nel centro-sinistra invece tutto è ancora in bilico, in attesa di un sondaggio che i Democrat avrebbero commissionato per testare l'indice di gradimento di 3 esponenti di punta del partito: il vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli, il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci ed il presidente della società idrica Gran Sassoacqua Americo Di Benedetto. Verosimilmente, al termine del sondaggio, l'altra aggregazione di sinistra, la cosiddetta Cosa Rossa, scioglierà le riserve sulle possibilità di correre nella coalizione con il PD o se andare avanti autonomamente. Il Movimento 5 Stelle, infine, ha dato il via libera sul web alle consultazioni per individuare candidati e definire programma elettorale. È stato presentato dalla senatrice pentastellata Enza Blundo ed il termine per presentare proposte programmatiche e di candidature è fissato al 28 febbraio. Il Centro Servizi per il Volontariato e il Comune di Pescara hanno organizzato per il 3 febbraio la Piazza del Bene, un'opportunità di fare rete e guardare alla solidarietà.
Assessore Allegrino, si parla di questa iniziativa del 3 febbraio, la Piazza del Bene Comune, qual è il senso? Sì, è un'iniziativa organizzata dal Centro Servizi Volontariato di Pescara, a cui il Comune di Pescara ha volentieri deciso di prendere parte, non solo con col patrocinio, ma anche proprio con una presenza di contenuti. Ed è un momento importante di riflessione, perché l'argomento sarà legato, incentrato proprio su quello che può essere fatto da tutte le diverse realtà che si occupano del territorio, proprio a favore della crescita del territorio stesso, in maniera particolare del mondo del volontariato e anche la relazione con le pubbliche amministrazioni. In periodi in cui c'è scarsità di risorse è importante fare rete? È importante fare rete sempre, quando le risorse sono scarse e quando le risorse sono ampie, perché la rete e quindi il mettere ciascuno il proprio pezzo, ciascuno la propria parte in base alla propria missione specifica, significa rendere più ricco, più forte, più solidale l'intero territorio. C'era anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ieri a Teramo per la festa provinciale dello sport, premiati gli atleti che si sono distinti nell'ultimo anno nelle loro rispettive discipline. Presidente, la festa dello sport 2017 per Teramo, una manifestazione a cui voi tenete in modo particolare? Beh sì, questa è un'iniziativa che a livello nazionale che facciamo ogni anno da quando insomma il CONI esiste, e quindi ci tengo in modo particolare perché premieremo personaggi dello sport teramano che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, quindi le stelle del CONI, quindi sono personaggi che veramente hanno tanto a Teramo, l'Abruzzo e l'Italia. Festa dello sport a Teramo, ma Teramo che provincia è dal punto di vista sportivo in Abruzzo? Sicuramente fino a qualche anno fa era la provincia trainante per quanto riguarda lo sport abruzzese, lo è ancora, ci sono realtà importanti soprattutto in alcune discipline sportive che sono proprio teramane, tipo la pallamano e la pallacanestro, parlo della provincia di Teramo, ma anche in tantissime altre discipline emergono atleti della provincia di Teramo, anche a livello internazionale. Un atleta di livello mondiale, Deborah Svein, nel pattinaggio per esempio. È un gran piacere essere premiata, perché dietro a qualsiasi successo comunque ci sono tanti sacrifici. È sicuramente bellissimo essere premiati nella mia provincia, io precisamente sono di Giulianova, e a oggi lo è ancora di più essere premiata dal presidente del CONI nazionale Malagò, infatti siamo qui tutti in grande attesa. Però il CONI può essere vicino a Teramo anche per un rilancio dal punto di vista turistico, invogliando e magari organizzando qui delle manifestazioni che possono in qualche modo rilanciare anche la nostra provincia. Ma questo è l'obiettivo, questo è quello che vogliamo fare, è chiaro che poi sono gli uomini che fanno la differenza, oggi siamo stati in Umbria dove si è discusso anche di questo, servono ovviamente strutture dedicate. Noi adesso predisponiamo una specie di piano di emergenza per portare il più possibile manifestazioni in queste zone quando diciamo, il clima sarà migliore, anche se oggi la giornata è bellissima. Dovete fare questo e poi abbiamo i nostri ambasciatori, i nostri diciamo, luogotenenti qui, in questo caso Presidente Imbastare, il nostro delegato qui a Teramo. Io penso che ci saranno manifestazioni, però attenzione, non deve essere una rondine, deve essere proprio tutta una stagione che deve arrivare. E ora apriamo effettivamente la pagina dello sport parlando di Serie A e di Pescara, perché sono le ultime ore di calciomercato. Alle 23 di questa sera lo stop della sessione invernale, va affievolendosi sempre più la possibilità di vedere Alessio Cerci in maglia biancazzurra. Poi circa le altre trattative c'è stato lo stop della Juventus su Mandragora e Mattiello, ma va svanendo anche il giovane difensore classe 97 Filippo Romagna, che ieri sembrava essere destinato al Pescara, giocatore di proprietà della Juventus che al momento gioca in prestito nel Novara, ma in queste ore va definendosi uno scambio di difensori tra Novara e Brescia, con Romagna che approderà al Brescia e Lancini che invece andrà al Novara. Da registrare sempre nelle ultime ore l'interessamento della Ternana per l'attaccante Robert Muric, e sempre da parte della Ternana c'è un interessamento non
da queste ore, ma già da diversi giorni per Vitturini. C'è anche un inserimento della Virtus Entella per il giovane difensore Davide Vitturini, che tuttavia ieri in una dichiarazione che abbiamo raccolto aveva detto che non avrebbe lasciato Pescara. Staremo a vedere nelle prossime ore, ma non dovrebbero esserci colpi particolarmente importanti, soprattutto in entrata per il Pescara, che dunque prepara il match di domani, il recupero contro la Fiorentina che avrà diverse assenze, gli infortunati Gonzalo Rodriguez e Kalinic, gli squalificati Astori e Bernardeschi, in dubbio anche il portiere Tatarusanu. Non dovesse allenarsi quest'oggi, domani giocherà Sportiello. Nel Pescara potrebbe debuttare Muntari, ieri è arrivato il transfert, saranno ancora assenti l'ex Girardino e il difensore Cesare Bovo, che abbiamo avvicinato, ascoltiamolo. Cesare, è dura star fuori? Quanto è dura? Tanto, anche perché comunque purtroppo appena arrivato, rinvio della partita e la stessa giornata, un infortunio purtroppo abbastanza importante che non mi permette di stare insieme alla squadra, e questo per me è un dispiacere, perché comunque mi sento anche un po' in difficoltà, perché nei confronti della società che ha creduto in me, della squadra, dei compagni, non poter magari in questo momento riuscire ad aiutare, a dare il mio contributo, dispiace. Purtroppo non ci si può far nulla, voglio cercare di fare il prima possibile e star bene. Tutti vorrebbero Bovo in campo, però probabilmente non ce la farai né con la gara con la Fiorentina né con quella della Lazio. Beh, la Fiorentina sicuramente. E poi andiamo un po' giorno dopo giorno, perché, ripeto, l'infortunio è stato abbastanza importante, quindi bisogna valutarlo giornalmente. Le cose stanno andando, credo, abbastanza bene, però dare un tempo in questo momento mi viene difficile. Da fuori, dalla tribuna, come stai vedendo il Pescara? È giusto ancora crederci o con questi numeri sarebbe più opportuno iniziare a pensare alla prossima stagione? Beh, sicuramente i numeri non sono il massimo, però credo che sia giusto. Io personalmente ci credo, ma come tutti i miei compagni, tutti noi lavoriamo giornalmente perché comunque ci crediamo. È una situazione difficile, questo nessuno lo può mettere in dubbio, però c'è la possibilità e noi ci crediamo, vogliamo provarci e questo è sicuro. I risultati dell'ultima giornata hanno visto la vittoria del Crotone con l'Empoli e il pareggio del Palermo a Napoli. Questi due risultati cosa significano per il Pescara? Beh, sicuramente le squadre che stanno sotto ci credono tutte, quindi sono vive. Il Palermo ha fatto un ottimo pareggio a Napoli e il Crotone ha fatto una bella vittoria con l'Empoli, che paradossalmente per noi è anche meglio, nel senso, secondo me, a livello di numeri. Quindi adesso sta a noi, adesso dobbiamo iniziare noi a cercare di fare qualche vittoria, perché è arrivato il momento, credo. È difficile, ma mollare assolutamente no, ripeto, noi ci crediamo e vogliamo provare a fare questa impresa e questo lo garantiamo. La Lega Pro, ultime ore di mercato anche in casa Teramo. In entrata la priorità è rinforzare il reparto d'attacco. Da ieri è ufficiale Barbuti, ma è sfumato Magnaghi del Taranto. Sul fronte delle uscite, dopo la partenza di Boulevardi, che è tornato per fine prestito al Pescara, che l'ha poi girato al Pordenone, i dirigenti sono al lavoro per piazzare i vari Steffè, che interessa Ternana e Salernitana, Capitanio, che interessa l'Ancona, e Sales, che interessa al Carrarese. In uscita anche Manganelli. Intanto ieri abbiamo registrato le prime parole in biancorosso di Riccardo Barbuti, l'attaccante che è arrivato dal Lumezzane. Tutte le parole del presidente, il direttore, mi ha subito convinto, perché sono state parole forti di persone che hanno avuto fiducia in me, e io per le persone che mi vogliono a tutti i costi do l'anima. Innanzitutto a me le sfide importanti mi piacciono. Teramo non credo sia una piazza che merita questa posizione in classifica, quindi c'è un progetto importante, ho deciso di sposarlo. Ho passato la prima squadra è Modena, che mi ha preso a 10 anni, poi sono stato lì fino ai 16 anni, poi sono passato a Sassuolo, così ho detto in B, poi sono passato a Barletta, Priglia, Pordenone, Torres, Lumezzane e ora Teramo. Sì, ho segnato due volte contro il Teramo, adesso speriamo di segnare tanti gol invece per il Teramo Calcio. Sono una punta centrale di movimento, una punta che gli piace fare la guerra davanti, che lotta su tutti i palloni. Prometto comunque di
sudare fino all'ultimo minuto per questa maglia, perché i gol comunque arriveranno. Ho giocato con molti compagni che adesso sono a Teramo, Camilleri, Imparato, Amadio, Sansovini lo conosco. Di Teramo so che è una gran bella piazza con un tifo molto caldo, quindi si può solo che fare bene. Dico solo che per questa maglia darò l'anima. Cambiamo disciplina, parliamo di pallanuoto femminile, pesante tonfo casalingo per la Pescara Pallanuoto che ha perso lo scontro diretto con Bologna di misura. Non è bastata una coraggiosa rimonta dopo aver sbagliato partita nei primi tre tempi. Ascoltiamo l'allenatore Maurizio Gobbi. Non è un bel risultato da commentare. Al Pala Pallanuoto la Rarinantes Bologna si è imposta con il punteggio di 6-5 sul Pescara Pallanuoto. Era lo scontro salvezza della Serie A1 femminile. Andamento a dir poco sorprendente, un primo tempo di 1-0 a favore della squadra di Maurizio Gobbi, che ringraziamo, è qui al nostro fianco. Secondo tempo male, 0-4, ancora male nel terzo, 0-1, e poi avete tentato il tutto per tutto, Maurizio, con un 4-1 finale, ma niente da fare. Sì, era un po' troppo tardi, sono quelle reazioni che vengono quando tutto è perso, ma la partita, come dicono chiaramente i parziali, l'abbiamo persa nel secondo tempo, anche nel terzo non riuscendo a combinare nulla. Dire che abbiamo sbagliato tutto è facilissimo oggi, perché veramente credo che sia stata la peggior partita, non nella mia gestione ma anche rispetto a quella precedente. Probabilmente non ho visto mai questa squadra giocare così male. È chiaro che quando arrivi a una partita dentro fuori, una squadra così giovane, composta in maniera così eterogenea all'ultimo momento, mostra tutti i suoi limiti proprio di mancanza di compattezza, e una giocatrice d'esperienza sarebbe servita molto in questi casi. Però può essere una giustificazione, ma la realtà è che gli avversari oggi hanno meritato di vincere. Manca tantissimo ancora, i numeri ci sarebbero, ma... Ma ripeto, se oggi sono venuti fuori questi limiti, se sono soltanto tattici, tecnici e fisici, si può rimediare. Ma siccome vedo anche qualche altro problema, ripeto, proprio di compattezza di squadra, che oggi doveva venire fuori e non è venuta fuori, e allora sono un po' più preoccupato per il proseguo del campionato. Ed ora il rugby, l'Aquila cade a Benevento ma con la testa è già agli incontri della pool promozione, in cui affronterà avversari molto quotati per il salto di categoria. L'Aquila Rugby è uscita sconfitta 39-25 dal Pace Vecchia di Benevento, dove meno distrazioni e più motivazioni hanno premiato i campani padroni di casa. L'otto pagine doveva conquistare la vittoria per sperare nel passaggio alla pool promozione, e così è stato, considerata la concomitante sconfitta della Capitolina in casa della Gran Sasso. A Benevento il primo tempo dei neroverdi è da dimenticare, poco gioco alla mano e mischia poco incisiva portano i padroni di casa a sottomettere l'Aquila. Al quinto minuto la meta di Birco Passariello ha aperto le danze, trasformata da Sean Triwek, autore di 10 punti. C'è solo un calcio piazzato di Francesco Cozzi a muovere il tabellino dei neroverdi, ma il Benevento realizza altre due mete, di cui l'ultima tecnica in finale di tempo, con l'Aquila in doppia inferiorità numerica, a causa dei gialli a Pietro Antonelli e Antonio Barducci. Nella ripresa è iniziata un'altra partita. Dopo due minuti è andato in meta Luca Cagliazzo per il 25-8. Al 59esimo è Francesco Valmisano a schiacciare la palla oltre i pali, ma altre distrazioni in difesa generano la meta del bonus del Benevento al 67esimo con Marco Petrone. Il finale nero-verde con due mete, Nicolò Speranza e ancora Cagliazzo, che portano l'Aquila sul break 32-25. Negli ultimi secondi c'è tuttavia spazio per gli ultimi 7 punti dei padroni di casa, che festeggiano l'obiettivo del terzo posto nel girone 4. Da segnalare nell'Aquila l'esordio assoluto del giovane trequarti Giorgio Rettagliata, classe 1999, entrato nella ripresa. Nella pool promozione, a cui l'Aquila Rugby è già stata ammessa da tempo, la squadra di Troiani e Rotiglio se la vedrà con avversarie molto ostiche: l'Accademia Federale Ivan Francescato, Medicei e Recco, prime tre classificate del girone 1, oltre che Primavera Roma e Benevento. Era questo l'ultimo servizio del TG6, che tornerà con le prossime edizioni delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.